Atlete stanchi dal callo, stressate, addirittura diverse svenute, come la italiana Sara Dossena, da come si legge nel web, ritira raffica, prestazioni davvero ridotte ad una situazione di difficoltà totale. E questo è il risultato della maratona femminile ai mondiali di Doha, la prima gara valida per una medaglia, e le perplessità alla vigilia di quella che c'è stata. Sono tante, sono state tante, per colpa di polemiche varie, diffuse, rabbia, ma anche accuse, 30 donne al pronto soccorso. Le maratonette sono partite a mezzanotte al buio in condizioni di caldo assoluto, 32 gradi e umidità al 73%. È stato un miracolo che delle 68 partenti ne siano arrivate 40 al traguardo, dove il presidente Sebastian Coe, con la polo inzuppata di sudore, le vedeva una a una trasferire sulla sedia rotelle o in barelle in un centro medico improvvisato per colpa della forte disidratazione e per colpa dell'ingente caldo. L'unica a sorridere è stata invece la vincitrice, ossia la keniana Ruth Kepnektish, che si è imposta con 2:43:32, il tempo più alto delle 17 edizioni del mondiale, e ha spiegato che per preparare l'impresa si è allenata per mesi sotto un sole cocente. Insomma, l'allenamento è stato forte nei confronti di questa bella donna che è riuscita effettivamente a vincere. E lei, vi ricordo che ha origini keniane del Kenya. Grazie a tutti utenti di YouTube, iscrivetevi di questo in questo canale di YouTube, commentate, datemi le vostre opinioni. Al prossimo video dal vostro Leandro, narratore italiano.